Via libera al bilancio dopo la maratona, la manovra che chiude un'esperienza da assessore, qual è appunto il bilancio di questa cosa? Io credo che la regione che lascio e che lascio in ottime mani è una regione che è performante, ottima nei conti, parametrata alle regioni virtuose a livello nazionale, pronta alle sfide di un domani che sarà difficile per quanto riguarda caro energia, equilibri nazionali e internazionali, ma che vede la regione Abruzzo con tutte le carte in regola per poter affrontare le difficoltà che eventualmente incontreremo durante il 2023, riallineata nei bilanci, ma con un bilancio oggi che dà spazio al sociale, alla scuola, alla sanità, al lavoro, che libera energie importanti. Da Regione Canaglia, 5 rendiconti non approvati 3 anni e mezzo fa, ad essere ormai una regione virtuosa di serie A livello nazionale, sono stati ottimi progressi, ottimi passi di cui i cittadini abruzzesi dovranno essere orgogliosi e poter guardare con fiducia al domani. Sue dimissioni già depositate o comunque come funziona adesso burocraticamente? Già depositate nei confronti del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio, in quanto devono essere fatte in maniera simultanea tanto al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio, e in questo momento stanno in viaggio verso Franceschini come Presidente della Giunta per le elezioni a livello di Senato. Pertanto il ciclo si completa oggi.